quella dello sterzo è depressissima. All'inizio mi sembrava più attiva quando la chiamavo. Media. Ora proprio media. Come la scuola. Dove si va? Cosa si fa? Questa sega? La testa. Abbiamo bypassato tutta la confusione. Allora, è ora che abbiamo abbandonato il lavoro negro, legalissimo nei paesi sottosviluppati e inviluppati, andiamo. Quindi, ora ho visto. Faccio i complimenti alle forze dell'ordine che hanno del tipo carabinieri che hanno sequestrato, arrestando delle persone che avevano 15 litri di vino di questo qua che se l'erano fatti, non lo so, illegale, se l'erano fatti da solo, 15 litri di vino. E nel mezzo ci avevano logicamente il vino insieme anche alle armi, mitra e cose. Bravi, mettetevi il senso e la chiarezza istituzionale dell'Italia. Sul lavoro, sulle cose da fare, sulla giustizia, sulla dimensione logistica applicata, intelligenza applicata e misura delle cose è impressionante. È un paese preciso di quelli proprio che tutti questi ragazzi che al giorno d'oggi, io ormai, che ancora a giorno d'oggi si fumano il vino, si fumano la birra, non si fumano queste cose, non importa se ci sono regole, qui sì, lì no, qua può essere, qua dipende, basta, non si fuma niente. Andate a lavorare nelle zone industriali che là troverete tutto. Da tanti comignoli là. Tanti circuiti elettrici, comignoli, tanti posti dove uno si può attaccare o prendere una bella boccata di. Chiudetevi nel traffico, a finestrini chiusi però con ancora sti vini, ste birre, tutta una cosa, tutta una. Cosa sono ste misure? Cosa sono queste qua sì, là no, queste così, quelle così, tutto uno, tutto un comignolo elettrificato. Siete a posto. Sveglia! Viviamo in un circuito bello elettrico, un comignolo, un quello è, quella è vita. Fatevi installare quattro sistemi satellitari, quello è. Consapevolmente, quello è il piacere della vita. Ragazzi, uè, fie, multilingue, selezionare multilingue.
Oh, minchia, ho sbagliato un bottone. Vabbè, quando vado a farmi controllare questo benedetto tappo dell'O-ring della di sua, vediamo cosa mi dice il meccanico, perché bisogna, non lo so, io terrei questo qua bello più robusto, anche se è un po' duretto, però bisogna vedere il meccanico se ha trovato quello suo, non lo so che cazzo mi capace, quello suo mi si rifrantuma, perché ieri sono andato in un altro concessionario, in un altro coso di ricambi, così per cercare delle cose che poi vi farò vedere che ho trovato dai cinesi, tanto non va appiccicato, non va... E mi dicevano che non lo sanno neanche loro, perché sono vetture nuove, secondo me un po' arricampate quella, niente, dice che sono vetture nuove, quindi bisogna, c'è alcuni componenti, diciamo, sono nuovi, quindi non ce le hanno a disposizione, bisogna, non si capisce se c'è il tappo, il controtappo, il... non si capisce, ma qua non lo vogliono capire, no? Boh. E niente, ora mi vado a fare questa, vediamo cosa arriva, perché bisogna seguire questa cosetta qui, perché mi rompe i coglioni rimanere a piedi o avere problemi. Ecco, vi ho detto, le macchine si prendono sempre nel sedere. Ci sono dei lati positivi e dei lati negativi, non voglio che i lati positivi vengano sovrastati dai lati negativi e poi mi trovo, quindi fino a quando è in garanzia cerco di dare, spingiamo un po' la panda minchia, perché questi non hanno intenzione di decelerare, perché questi assemblaggi, quando fai tutta quella strada, ora ho fatto una strada a tempo, siccome sono assemblato un po' che stridono, che si ammucchiano, non è assemblata proprio perfetta, anche perché hanno diversi tipi di carrozzerie, solo vanno a toccare delle parti delle cose, sentirete sempre, fa parte del rodaggio, secondo me fa parte del rodaggio, che è quello che è chiamato garanzia, non rodaggio del motore, quindi non vi dovete preoccupare più di tanto quando succede una cosa, vedete di che cosa si tratta, tante volte è meglio, vedevo su internet dei meccanici che vanno a fare delle migliorie, vanno, che sono proprio meccanici alla macchina, perché magari li vanno a mettere quell'olio, quella spennellata, aprono la testata, gli vanno a dare la spennellata, gli mettono un po' di, gli mettono quel filetto di scotch per evitare la striatura e le cose. Probabilmente l'O-ring potrebbe fare parte di una di questi componenti, alcune avranno un tipo di anello e altre avranno messo un altro tipo di anello, a me è capitato così, non so perché, forse era messo male già all'origine, era messo un po' fuori, che cazzo ne so. Ora comunque andiamo a vedere, nel caso mi tengo il tappo originale, anche se si può cambiare con altri tappi, il tappo originale e l'O-ring, ce n'è di diversi tipi, non penso che hanno tutti solo questo grigio. Ora vediamo, probabilmente conviene mantenere, ora lui saprà, il meccanico aprendo e chiudendo saprà se è il caso di lasciare questo o cambiarlo con un altro, o addirittura tutto il tappo. Fregare non me ne posso fregare, perché se non me ne accorgevo che era andato a fare in culo, poteva cadere qualche pezzettino dentro, anche se c'è una prevaschetta, o comunque il tappo era lento, sfiatava e la macchina cominciava ad andare male, invece va bene, consuma poco. Non posso fregare perché ho fatto l'operaio, quindi sono maniaco, sono un po' paranoico su certe cose, però mi rendo conto, cioè, poi abbandono questa deformazione professionale, no?
bisogna anche sapersi arrangiare. Sono macchine che non costano chissà che, però hanno anche il suo prezzo. Poi più cose gli metti, più cose gli metti, più... Eccoci alla Pugliese. Guardate, di là si vede l'Etna, non so se la vedete. Vediamo che mi dicono. Già mi è capitato che ho una brava 70 cavalli turbo diesel, non lo so perché la facevano prima di quella 105, che a 60.000 e 40 km pap, in Abruzzo mi si sono schiacciate le valvole, è partita la 40 km dopo la garanzia, vedi che roba. A posto. Niente, gentilissimo, mi ha detto di lasciargli questo. Si apre, si chiude. L'importante è che non perde olio. Dice, anzi, è meglio di quello che c'hai originale. Costa qualcosina in più, forse. Cioè, l'importante è che non perde olio, il tappo è originale. Poi lui l'ha provato a svitare, ad avvitare. Devi un pochettino, è un po' più duro. Però fa sempre track, alla fine fa il gioco di incastro e le cose. E dice che è meglio. Probabilmente è meglio. Dice, ce l'hanno tutti così grigio. Non l'hanno cambiato, forse era messo male all'origine, che cazzo ne fa. Dice, solo a te ti è capitato. A un altro gli è capitata un'altra cosa. Lascia questo, che è meglio, non ce ne sono problemi, che non è questa, dice, la garanzia o, le o il coso. Il tappo originale è la cosa, la macchina non varia niente, anzi questa è meglio, dice. Mentre ci sono vi faccio vedere qua. Ah! In funzione, uno è acceso, vedi? Ma se volete andate là, c'è bisogno del vino, del... Ricordo l'emozione quando me la sono venuta a prendere, ero tutto... Appena aperto il cofano, lui ha visto subito che non perde olio. Mi fa, non perde olio, a posto, non hai problemi. Se perde olio sarebbe il problema. Il fatto che è un po' più duro non fa niente. Tanto ormai non si... vuol dire che è più robusto. Tanto ormai se non era buono non ti si apriva. Invece si apre, gli devi fare un po' più forza, anzi meglio. È bello... è più tenace il tappo, vuol dire che il tappo è più tenace. Cioè, la misura sarà proprio leggermente di poco e niente più, però va bene, meglio che non sfiata completamente. Tappo chiude, fa il clip finale. Ora niente, ora andiamo a sistemare, andiamo a fare i bisogni alle cagnulette. Ciao, per questa mattina è tutto, mi vado a fare i cazzi miei. Anzi, volevo fare una cosa, devo andare a comprare qua una cosa. Ciao. Con che cura, vedi, spruzzano roba, con che cura decespugliano nel centro commerciale. Pff, fedi veleno pazzesco, sarà biologico, ma non penso che fa bene agli animali sta roba. Minchia, che fai sto veleno? Che poi sto cazzo di tappo, com'è possibile? O mi è stato manomesso da qualcuno?
oppure è stato montato male. Cazzo ne so. Aspettate, cali, Tofi, che devo fare una cosa. Puttanazza. Squalpo le amiche. Che stai facendo? Cali? Tofi? Ah, come si sta bene in macchina così? Dice, ma perché sei così paranoico? Ti stai guardando? Non deve avere neanche un neo la macchina. Non è questo, è che siccome è nuova, la garanzia, le cose, l'ho messa al sole. L'ho messa al sole perché al sole si vedono certe cose. Quello mi ha detto una frittatina, ho detto una frittatina. Poi non sono problemi che mi trovo a 3.000, a 30.000, a 40.000 quando esce la garanzia. Loro che cazzo gliene fanno? Già i vetri comunque un po' azzurrati, non l'ho voluto fare scurire perché non mi piaceva troppo, poi sempre così, magari c'è brutto tempo, non vanno bene, invece quando c'è brutto tempo levo le tendine per non farla troppo carica di... Beh, bellina così con le tendine, ora vi faccio vedere la tendina dietro che ho modificato. Gli ho applicato una modifica, poi ve la faccio vedere. E niente, guardo i dettagli, li guardo, non li guardo, insomma, certe, li guardo non per fissarmi in certe cose. Comunque ho controllato, il tappo è chiusissimo, non c'è bisogno manco di aprirlo. Quello mi ha detto aprilo quando ti dà problemi, ogni tanto controlla se c'è l'olio, se non c'è olio non lo toccare neanche. Ormai il prossimo olio fallo controllare quando c'è intorno ai 10.000 km. Non ti antrippare a guardare se c'è olio, se non c'è olio, se si accende la spia, come io dico, se si accende la spia come è il coso, spegni e chiama il carro attrezzi, tanto nel caso dovesse capitare. Dice che non gli è capitato a nessuno, ma forse non se ne sono accorti, forse era difettoso, forse mi è stato manomesso, forse era messo male. Che cazzo ne so, ma gli sono capitate altre cose. Comunque, andiamo avanti, eh. Questi capaci che hanno tutti i BMW hanno altri tipi di macchine, capito? Allora vanno fiero, Ford. Io volevo la Panda, quindi mi sono preso la Panda, basta. Mi sono intrippato che volevo la Panda. Ma secondo me neanche loro lo sanno come vengono assemblate, come lavorano. Cioè, se ti capita in un BMW che poi devi buttare, è capitato con le marmitte antiparticolato, che hanno dovuto buttare macchine, Lancia, BMW, vabbè Lancia è la stessa, Mercedes, hanno avuto problemi, è capitato. Poi i pezzi di ricambio qua costano un po' meno. Là sono anche più pesanti, durano di più, ma quando si rompono sono cazzi. Comunque va benissimo, dai, si può fare, fino ad ora non è questo il problema. Se sentite un'altra cosa, se, almeno per il mio parere, se sentite quel rumore alla frizioncina, scusate se mi scappano, alla frizioncina, quando la macchina è fredda, non è una... Allora, la batteria ricarica, quindi non è un problema. Non è un problema a mio parere, di frizioncine, fa parte sempre del rodaggio ed è una peculiarità della macchina, perché a motore freddo, quando esci dal garage, secondo me... Che odore di caffè?
chi è creatore di caffè, ti manda il coso, come si chiama, la frizione a freddo, questo motorino elettrico, aiuta, coadiuva la frizione, il motore che è freddo. E quindi poi quando accendete lasciate qualche secondo la macchina accesa e poi andate in retromarcia, perché quando fate in retromarcia, in salita, in discesa, in qualche sforzo, il rodaggio l'ho fatto un po' in salita e in discesa, si dovrebbe fare misto, né solo a piano né cosa, quando sento che c'è la che c'è questa, a mio parere è questo. Poi se sentite altri rumori all'interno del fanno 10.000 km, intorno ai 10.000 km, a mio parere alcuni sono scomparsi, fanno parte del meccanismo. Poi magari uno gli mette un pezzettino di scotch, gli mette se sono carrozzeria che striga, scotch carta o le cose, se no, perché sono saldate anche le chiusure, le cose della carrozzeria sono fatte un po', visto un po' così, non uguali, destro e sinistro sono un po' diverse, ma no, non so perché. Poi possono provenire da altre parti, da altre cose, e poi vi sembra che il motore. Quindi non vi allarmate fino a quando la macchina è in questa specie di garanzia. Di garanzia di chilometraggio, diciamo, di rodaggio, di primo rodaggio. Nei 5.000, nei 10, perché poi alla fine 10-15.000 km tu stai andando a rodare il motore, non solo il motore ma tutto il resto della carrozzeria, fino a quando non finisce la garanzia c'è una forma di rodaggio in tutti i componenti. E vi raccomando, non vi arrotate nessuno, sempre occhio vigile sull'asfalto, che non basta neanche quello, perché poi ci sono gli altri che fanno le minchiate, e lo Stato che lascia tutto in decomposizione. Ciao a tutti da Superpare, quello che vi manda tutti a fare e a non fare. 15 chili di vino, no, 15 litri di vino a quanto corrispondono? Hanno una cinquantina di litri di vino, ma diciamo, questo è andato fuori di testa. Ah, io volevo dire una cosa, quando intanto accendo un po' l'aria condizionata, la faccio andare un po'. Oh! Quando vedete questa shift, quando vi dice di shiftare o nel folle o nelle cose, non bisogna troppo seguire l'andatura della carica batteria, la scarica batteria. Sì, ogni tanto fatelo, di mettere a folle, di seguire, però magari fatelo dopo il rodaggio, dopo questi 10.000 km di rodaggio del primo tagliando, io lo chiamo rodaggio, il primo tagliando di tutta la vettura, perché secondo me bisogna farlo poche volte all'inizio, perché la macchina ha bisogno di girare in tutti i suoi componenti, in tutti i suoi componenti. Ciao amico, ha bisogno di girare in tutti i suoi componenti in maniera appunto per rodarla, no? Perché sennò non si capisce niente di come non si roda.
basta, cali. Non si capisce niente di come rodate la vettura, capito? Cioè la vettura va rodata in completo, non dovete tanto pensare al risparmio i primi 10.000 km, dovete pensare a farla girare bene. E se vi mettete troppo da presso allo shift, al cambio, cambia quando ti dice lui, cambiate quando sentite il motore, non troppo alti giri, non troppo bassi giri, fatela camminare in tutte le sue forme, più vario possibile, a mio parere. Se state troppo dappresso a quello che dice il computer all'inizio, non la fate rodare, non si roda bene la macchina, anzi potreste avere dei problemi. Però ogni tanto usatelo come vi dice il computer. Quindi queste sono cose che mi sono inventato io. O siete voi che vi state inventando per non lavorare nelle cose vere? Eh? C'è un altro gadget, non so se si vede, nella panda minchia. Non so se lo vedete, un gadget in trasformazione. Che provenienza est, non sono riuscito a trovarlo perché non voglio le tendine, non voglio offuscare i vetri, perché ancora è in garanzia, per niente, non lo voglio, perché poi in inverno mi restano i vetri offuscati, c'è il vetro nero, non lo voglio fare, allora preferisco mettere le tendine di lato. Ho messo queste tendine, ho visto che ci sono le calze, poi devo vedere come funziona la calza, però non mi va, perché va a toccare nella guaina. Allora se la macchina è nuova, meglio di no. Allora di lato ho messo le tendine magnetiche e dietro sono andato ho preso al negozio che non riuscivo a trovarlo completamente, non riuscivo a trovare quella magnetica, anche perché dietro ci sono le resistenze, quelle che ho fatto io, cioè quelle che facevo io, come quelle che facevo io quando lavoravo in fabbrica. E sono andato a prendere, ho cercato nel Lidl, negozietti, cose, sono riuscito a trovare tra le varie cose cinesi, paesi, insomma le cose così, però non la volevo appiccicare al vetro perché là dietro ci sono le resistenze per non creare problemi. E allora sono riuscito a trovare delle tendine, però a parte le tendine di lato che l'ho presa al Lidl, sono riuscito a trovare magnetiche, sono riuscito a trovare queste tendine. E questa tendina posteriore, non so se si vede da qua dietro, la tendina messa là dietro, la tendina posteriore, e ho trovato questa tendina posteriore, ora ve lo dico. Allora, vi stavo dicendo, questa è la tendina l'ho messa lì tipo roll bar, incastrata con i gommini, quindi è tutto fermo, tutto tranquillo, anche se apro e chiudo il coso non succede niente. L'ho messa lì, e quelle magnetiche, perché non voglio appiccicarla, perché potrebbe toccare nell'impianto, potrebbe toccare nella resistenza e quindi creare dei problemi. Potrebbe toccare nella resistenza e quindi creare dei problemi. Allora, poi vabbè, i finestrini logicamente non è che si possono abbassare benissimo, però alla fine la piego, me li abbasso, me la metto un po' più bassa. È una cosa per non fare una modifica nella macchina troppo invasiva, perché se non vengono fatte bene si può totalmente alterare le funzionalità della macchina.
Quindi ho fatto una cosa carina, insomma, la Panda si presta. A me piace, la Panda si presta a queste cose qua. Ora vado a prendere Zani. Volevo dire, noi tante volte litighiamo, abbiamo litigato, abbiamo discusso, però la violenza domestica, la violenza familiare, i litigi familiari non entrano. Io di solito ho discusso con lei, ho urlato e cose, io sono così, che non urlo, ma tante dovrebbero arrestare o dovrebbero creare problemi a un sacco di famiglie. Io da sempre sento urlare metà palazzo, ma bisogna vedere per cosa si urla. Bisognerebbe non alzarsi mani, non litigare, a venire a fare a botte, non alzare le mani, ma urlare fa parte, se non urli negli orari di notte, cose, fa parte dei litigi che fanno parte della famiglia, perché tutte le famiglie litigano. Venire alle mani è un'altra cosa, litigare, urlare, e questa cosa non è imputabile per una violenza familiare, per una cosa del genere, non l'ho mai saputo. Nel caso vengo, sono pronto, se qualcuno si fa i cazzi miei, dice ma voi urlate, io posso denunciare, allora faccio nome e cognomi, come ho fatto con le cessioni, no, con lo spaccio, perché è un'altra cosa, con le cessioni posso fare nome e cognome, una lista intera di tutti quelli che conosco, praticamente tutti, che urlano, litigano e cose. Dico che è ancora peggio, poi alzarsi le mani è un altro paio di maniche, è un'altra questione, e io non sono tipo che alzo le mani, al massimo sto lo spintone, le cose, ma bisogna stare attenti, perché quando si litiga per questione di gelosia, questione se la gente viene faccia a faccia, si litiga al lavoro, si litiga ovunque. Quello che mi preoccupa di più è, a me personalmente, è la gente che non litiga, quelle coppie che non si dicono le cose, quelle famiglie in cui non si dicono le, che non si può urlare, che non si, perché poi scoppiano, vivono magari una realtà totalmente alterata, come quella di mio zio, là, mia zia, che dice che non litigano, non fanno, non si urla in famiglia, non si dice per i bambini, per le mamme, in che cazzo di mondo vivete? Al massimo non si alzano le mani, perché non puoi sapere anche da uno spintone cosa può nascere, spingi, gli buchi la testa e fai cadere una persona, ma urlare fino a un certo punto e darsi una calmata e poi svaporare d'altro è concesso, cioè se no bisogna fare qua una, bisogna denunciare tutti e fare nome e cognome di tutti, e creiamo un mondo di marionette finto. Le cose peggiori, questo esiste nel lavoro, nelle famiglie, nelle cose, si può perfettamente urlare per gelosia, per disperazione, per motivi, bisogna vedere cosa gli hanno fatto, se una persona è sfruttata, è mal pagata o hanno avuto problemi con i figli, o come me, che i figli non ti sentono, sei stato trattato male sul lavoro, ti hanno fatto dei soprusi, delle cose, tu parli con qualcuno e quella persona non gliene frega niente, fa finta di non sentire o ha sentito altre campagne, è informata male sulle cose, è normale che uno alza il tono della voce e dice oh ma stai dormendo, ma che cosa? Quindi se nessuno fa niente è normale alzare il tono della voce, ma non è normale, non è giusto alzare le mani, a meno che uno non si deve difendere, ti puoi fare anche male dando legnate a qualcuno, dando queste. Quindi non create mondi finti, non vi esasperate, non siate violenti, non siate, ma peggio è il mondo finto, come questi miei cugini, questa mia zia e mio zio, che io sono costretto a dirlo, questi, perché? Perché sono entrati nella mia famiglia e non li ho chiamati io, perché non ero io a sbandierare la bandiera, eravamo una famiglia e quindi c'è un rapporto che era reciproco. Meglio le famiglie di persone che sanno alcune cose, magari sono complici dove gli conviene, e in altre cose non sono più complici, e magari il marito, la moglie o il coso non sa che da un lato sono complici e da un lato non sono complici, o vengono taciute amanti, tradimenti e cose, e poi uno lo viene a sapere, o come me vive una disperazione per il tumore,
per i figli, anche se è un tumore esterno alle cose, per una questione di lavoro in nero, perché sei stato bistrattato al lavoro, sei stato trattato male, ti hanno stalkerizzato e cose. Cioè, cosa significa? Bisogna, appure, se no non votate gente che urla, cioè tutti quelli che votate urlano, dai comunisti a Berlusconi, a Grillo, a cosa? Perché noi? Allora, vi li arrestate anche a quelli tutti, non ho capito. Urlare fa parte in un certo orario, in dei certi orari, fa parte della realtà, soprattutto se c'è una realtà di base. Poi uno urla a Maronna, a Dio, cosa, in maniera alterata, non posso capire che ci sono problemi. Se uno urla e dice, oh, che cosa mi stai facendo? Perché mi stai facendo del male? Cosa volete? Non farlo là, gli volete mettere un tappo nella... Perché mi hanno fatto sta cosa? E magari prima l'hai detto, hai provato tutte le strade normali e non ti ha ascoltato nessuno, anzi hanno creduto altra gente. È normale urlare, a quel punto è normale anche venire a fare a botte. Perché la vita è fatta di queste cose qua. Se non si interviene bene e sanamente, le cose vanno a scatafascio, le cose vanno a esasperazione e bisogna vedere di chi sono le colpe. Quindi se urlate, urlate. Se avete da dire qualcosa forte, con rabbia, qualcosa a qualcuno, dite, perché tanti politici che votate sono tutti così, che urlano, che fanno e che sbraitano. Dal tempo dei tempi, anche il Duce. Destra, sinistra, centro, hanno sempre urlato, sono sempre imposti. Cosa vuoi? Che una persona non si impone in famiglia, due famiglie, che le persone che hanno rapporti non litigano. È normale litigare, è normale alzare la voce. In alcuni casi è normale anche venire a alzarsi le mani, perché qualcuno interagisce, qualcuno si avvicina, perché qualcuno ti può alzare le mani. Quindi sono tutte, bisogna vedere di chi sono le colpe. E soprattutto non vi esasperate, non create situazioni a scatafascio, non create effetti a valanga delle cose, perché c'è gente che specula su queste cose, creando degli effetti ancora più invasivi. Non lo so se vi piacciono le tendine, ho cercato di non essere troppo invasivo. Io non lo sono, però quando lo sono le persone con me, purtroppo, come tanti, mi girano i coglioni. Io ammettiamo, ho visto i miei genitori nella mia vita litigare una volta, brutto. Poi non l'ho mai più visti litigare. Infatti non li ho mai visti baciarsi, stare assieme. Non avevano un vero rapporto, si sono lasciati, e quando stavano assieme non stavano assieme. Quindi i rapporti sono tanti, l'importante è non farsi troppo male, più di quello che è, perché qualcuno potrebbe specularci sopra, potrebbe speculare sopra queste cose qua. Anche nei litigi, anche se si viene alle mani, bisogna... Ciao Marino. Sto aspettando da mezz'ora. Il tempo della strada. Ciao papà. Sempre avere una misura. Ciao. Però la volevo mettere bene. Ti piace come è messa ora? No? Sì. Mio padre mi fa. Ma che cosa gli hai messo? Nella macchina? Queste cose tutte. Fagli fare una cosa. Ci sono quelle che si allungano, quelle che si fanno. No, anzi, per me è meglio così. Guarda quante rose che gli hanno fatto qua, che bello. Ah, un muro di rose. Ma qua come cazzo vivono? Troppo difficile. Queste strade. Queste strade mi si scunocchia, mi si scrocchiola tutta la panda. Minchia. Bello Yamaha. Niente, quello il meccanico ha detto che la macchina è a posto, che non perde un goccio d'olio. Guarda questo campagna con le roulotte dentro. Bello il cane là. Bella qua, questa zona mi piace un sacco, che è un po'. Non lo so perché la tengono così, è bellissima, sotto bel vedere. Talè che mi si scrocchia tutta la macchina. Mi si scunocchia tutta. Se avevo la 4x4 secondo te qua andavo così. Niente, spaccato, la spacchi lo stesso. Di meno di questa, ma la spacchi lo stesso. C'hai la pella cosa di sotto in ferro, ma la distruggi ugualmente. Quindi l'unica cosa è
riuscire a mettere un piedino qua, un piedino là, una zampetta di qua e una zampetta di là. Ah. Vero? Niente, a posto la macchina, mi ha detto il... Ah, sei passato? Sì, sono passato, quello mi ha visto una tanta... Ma che devi fare? Cioè, ma secondo te, ma non devo controllare... Se non mi affemi, mi... Spaccava, usciva tutto l'ho... ma come va boh, niente? Ma mi picchiata la macchina per avere problemi, non hai capito? Se non me ne accorgevo, finiva... Ma poi com'è possibile? Mai gli è capitato. O era un difetto di fabbrica, era già messo male. Io non l'ho mai svitato a motore caldo. Caldo, ho sempre aspettato un quarto d'ora. Ma anche se lo sviti a motore caldo, non è che si può stappare una volta che lo sviti a motore. Se l'avessi svitato a motore caldo, che poi non può essere, che ho sempre aspettato 10 minuti, un quarto d'ora. Ma anche se lo sviti a motore caldo, perché si dovrebbe distruggere? Su 10 volte che lo sviti, 20, 30. Almeno la prova ISO 9000, almeno 400 prove tiraggio ci vogliono. Noi 400 volte, ogni 400 pezzi tiravamo... Ma poi è un'altra cosa. Ogni 400 pezzi facevamo le prove tiraggio. Quindi c'è una... un rapporto, no, quello è un altro discorso. Noi lo facevamo ogni 400 pezzi, prendevamo un campione e facevamo l'esame del campione. Però mi pare che c'è una, che bisognava la treccina che facevamo, mi pare che doveva essere 30 kg o 10 kg o 30 kg. Un altro che fa questo non si può fare, questo che stanno facendo. Andare contro, ma è reato in autostrada, non è statale, non è una cosa gravissima, non è come la città. Mi pare che la treccina poteva tirare alla tensione di 12 kg, 20 kg, 30 kg, ora non me lo ricordo. Ogni 400 volte facciamo il cambio. Quindi l'abitatura e svitatura di un tappo può avere cioè fino a 1000 volte, non si potrebbe rompere il tappo, quindi è una cosa, o era messo male. Era assemblata di fretta, però la componente meccanica, quella non è proprio una componente meccanica, quella è una componente di assemblaggio. Oh, speriamo bene, intanto uno se la controlla. Mangiamo. Confusio pazzesco.